cos'ha di particolare la libreria di Torino? Torino è una sede storica soprattutto per la presenza dell'editrice, quindi ci sono gli uffici, c'è il magazzino e questo ci consente di avere sempre i libri Claudiana a disposizione. Ecco, se ci manca fisicamente libreria, facciamo una corsa sotto il magazzino e riusciamo a servire il cliente. Proponiamo un sacco di incontri, reading, attività per bambini. Abbiamo cercato di avvicinarci anche ai giovani e di coinvolgerli anche con gruppi di lettura, presentazioni, e la risposta certo non è stata immediata, però pian pianino qualche cambiamento lo vediamo. In questo quartiere non solo abbiamo il Tempio Valdese e la Sinagoga Ebraica, ma abbiamo anche delle sale dove appunto si ritrovano i musulmani. Come libreria religiosa abbiamo anche chi entra a chiederci il Corano, per cui voglio dire, siamo un punto di riferimento anche per le piccole minoranze che poi non sono più tanto minoranze ormai. Noi abbiamo anche collaborato con la Casa del Quartiere, che è un progetto importante legato sempre appunto a progetti di interculturali. Cerchiamo di proporre delle letture magari insolite, appunto con una sensibilità probabilmente femminile, quindi non lo so, però è un punto secondo me di vantaggio essere donne e libraie oggi.